Questo concerto è stato voluto dal nostro corista Giuseppe D'Amato, il quale, facendo parte di questa comunità, di questa parrocchia e facendo parte del nostro coro, ci ha fortemente voluto all'interno di questa bellissima cornice che questa sera ha incantato anche noi col suo fascino e con la calorosa accoglienza del pubblico di Lauria. Come si fa a tenere insieme un gruppo così eterogeneo? Beh, non è facile, si fanno tante prove, anche perché oltre a dover fare il maestro preparatore dei canti, sei anche un po' psicologo, motivatore, e tutta una serie di ruoli che non si può riassumere solo nell'eseguire la musica e basta, c'è più della musica all'interno del coro. A Praia non ci sono solo bellezze naturalistiche, ma anche risorse umane. Risorse umane ce ne sono, e ce ne sono e come, oltre alla musica anche come teatro, come promozione di eventi culturali. Cito ad esempio la Libreria Victoria, che promuove sempre un sacco di scrittori emergenti. C'è Praia sforna nelle realtà. Per concludere, un ricordo che porterà nel suo cuore. Sicuramente l'accoglienza, il fatto di stare bene a proprio agio in questo ambiente. Il coro lo ha percepito, e quando percepisce questo canta anche meglio quello che poi abbiamo fatto. Guardi, è dal 92 che andiamo avanti, si sono aggiornate tante persone, diciamo che il nostro futuro c'è sempre, abbiamo cambiato direttore, si può andare avanti. Tanto sono canti che vanno sulla preghiera più che canti, diciamo, popolari. Riusciamo ad andare avanti. Sì. Qual è l'approccio che voi avete ogni qualvolta, magari scoprite anche un nuovo tempio? Sì, le chiese diciamo hanno una particolare sonorità, le nostre, diciamo che ci adeguiamo alle zone che si va, ci adeguiamo ai territori e ci adeguiamo anche alle chiese in base alla loro sonorità. Scopriamo tante belle chiese e siamo stati in molti anni a fare rassegne stampe, insomma, e questa è una chiesa che ha lasciato un pochettino un segno. Calabria e Basilicata sempre più vicine. Sì, iniziamo quest'anno con questi concerti dalla Basilicata, e per poi andare in Calabria a fare altri concerti e portare questa preghiera per accompagnarla a Santo Natale, insomma. Thank you.
Questo momento musicale è stato pensato in occasione dell'inizio della novena del Santo Natale e la benedizione del bellissimo presepe artistico. Il coro Laudatori nasce come parte integrante dell'associazione culturale Ars Nova, una realtà che dal 1992 è stata protagonista di concerti, eventi e rassegne. Il gruppo ha abbracciato molti compiti della Regione Cosentino, estendendosi attualmente anche alla Basilicata. Fino al 2018 la corale è stata curata dalla maestra, soprano, pianista e redattore di tuffo di premio. Attualmente la direzione artistica è guidata dal maestro tenore presso la Cappella Sistina, cantante solista e direttore di coro Roberto Manuel Zangari, tra i nomi, coadiuvato dall'organista pianista Andrea Cristantino Leone di Tortola, che questa sera ci dirigerà. Come non iniziare dalla forma d'arte del cuore, ex cuore appunto per eccellenza, che si chiama canto gregoriano. L'Ave Maristella è un memoriale celeberrimo che in questo concerto viene da me cantato non solo in stile armonico, ossia con la voce, ma anche trattato con altre forme istintive proprie dello stile. Bordone, organo e discampus. L'umanità chiede a Maria di mostrarsi come madre nostra, di dare la luce ai cieli, di scacciare i nostri mali, di donarci la pace, di donarci un'esistenza innocente, di renderci miti e casti e di accogliere le nostre preghiere. Dalla leggera bellezza del gregoriano, ecco che rompe subito la fresca vitalità del barocco, con il cantante Domino di Handel, adattamento latino del suo coro Sid von Trentrio Hans, dall'oratorio Judas Maccabeus. Thank you.
della festa dell'Immacolata Concezione, tratte da tanti pericantici e da libri di vita. Tutta bella sei, o Maria, non viene te alcuna macchia. Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele, tu onore del nostro popolo. La medesima intenzione di semplicità e di profonda spiritualità è palesemente incastonata nel Mother of God, Here I Stand, John Turner. Il compositore inglese recentemente scomparso è riuscito a imprimere nella sua musica un profumo di ortodossia, di antichità, di musica assolutamente senza tempo e universale. Il testo rappresenta la preghiera del soldato russo al fronte, che affida alla Vergine Maria una donna la cui identità tuttavia non viene mai menzionata. Ciascuno di noi quindi può immaginare anche come la figura femminile, che sia la propria madre, sorella, figlia, compagna di vita. Pulcra es Maria, et Maria.
Thank you.
controverso estrapolato dal suo oratorio De Noè, frutto del lavoro di un compositore romantico francese, forse sottovalutato dall'opinione musicale comune, ma senza ombra di dubbio tipico e dotato di una spiccata sensibilità. Ed è proprio con questo brano che si cominciava la parte natalizia di questo concetto. Si rallegra i cieli e i sudi la terra davanti al Signore che viene, alleluia. La melodia di Astro del Cielo, cioè il termine d'accomento italiano dal canto tradizionale stile nato, musicato da Franz Gruber, non ha assolutamente bisogno di presentazioni e prosegue prima di meditazione e preghiera, pullando esecutori e ascoltatori in una linea di estrema dolcezza, che sfocia nella richiesta sincera di luce e pace infinita, che solo il Cristo appena nato può soddisfare. Quando nel 1850 James Pierpont compose la melodia del Jingle Bells, non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata una delle più longeve musiche di Natale di tutti i tempi. Anche se associata con il Natale, il periodo natalizio, in origine la canzone era stata scritta per essere cantata proprio il giorno del ringraziamento. Il cantico di Noè di Adolf Adam sa riscaldare il cuore del nostro pubblico e fa respirare a noi tutti l'atmosfera balsamica di Natale. Il mezzo soprano, Maria Francesca Orfone, assieme al coro cantano note di pace, uguaglianza, concezza e serenità. Quasi il Redentore, ecco il Redentore, ecco cosa rappresenta la sua nascita per tutti noi. E con quest'ultimo brano vi ringraziamo, auguriamo buone feste e buona conclusione. Thank you.
stato un po' improvvisato l'inizio da poco tempo, e vi auguriamo un felice Natale e un buon inizio d'anno. Da parte nostra. Chiamato Luigi, se vuol dire qualcosa, chiamalo, che fai? Donna. Grazie.